secondo lei lo spunto più significativo emerso finora nella conferenza? Ma fino ad ora diciamo che il punto più interessante è stato quello riguardo ai trend futuri sia del mondo, dei consumi e dell'approccio ai consumi dei consumatori in tutto il mondo. È altresì una bella scommessa perché, come diceva il portavoce, non erano, è come guardare una bottiglia dove puoi vederla mezza piena o mezza vuota, però è stato molto interessante. Secondo lei come si pongono i consumatori rispetto al cotone? Ma il cotone, facente parte delle fibre naturali, è sicuramente una delle fibre più apprezzate dal consumatore, soprattutto nel mercato in cui noi operiamo come Replay, è fondamentale in quanto il denim è fatto di cotone e quindi è un importante caposaldo nelle nostre vendite, immagine e così via. A noi sta la capacità di creare un prodotto che sia appetibile, perché bisogna sempre creare un'emozione quando uno acquista un bene di consumo. Quali pensa siano le maggiori sfide e opportunità per l'industria del cotone? Ma la sfida è di comunque stare al passo con i tempi, perché oggi come oggi ci sono tante mischie di cotone che possono sviluppare sia l'utilizzo del cotone ma anche ampliare lo spettro dei cotton blend che esistono nel mercato, tenendo presente che il cotone di una qualità superiore è sempre ben accetto dal cliente finale.